Il tema del quarto forum internazionale ospitato nella sala congressi del Luna Hotel al Lido di Camaiore è di grandissima attualità, visto l'argomento che viene affrontato da tutti gli interventi: la vita ecologica. L'obiettivo è quello di creare un'occasione di incontro, riflessione sulle tematiche della formazione e didattica, valorizzando l'importanza della formazione come processo continuo, presente in tutte le fasi della vita. Dopo il saluto istituzionale del sindaco Alessandro Del Dotto, è il momento degli interventi degli oratori. Come nasce questa esperienza formativa? Allora, dunque, il Forum Internazionale della Formazione nasce nel 2017 grazie ad una collaborazione con il professor Alessandro Mariani di Scienze della Formazione e di Teseo. Teseo è una società che si è costituita alla fine degli anni 90, esattamente nel 1999, quindi più di 20 anni che ci occupiamo esclusivamente di formazione. Abbiamo una sede in Versilia, anche se lavoriamo poi in gran parte su tutto il territorio nazionale, e quindi abbiamo deciso proprio nel 2017 di proporre un intervento formativo focalizzato con l'obiettivo principale di sviluppare questa attenzione nei confronti dell'importanza della formazione continua. Per noi la formazione continua vuol dire essere consapevoli che il percorso formativo di ciascuno di noi non finisce nel momento, come dire, delle sedi istituzionali della formazione, quindi non finisce con la scuola, con l'università, ma deve continuare per tutta la vita nell'ottica della costruzione continua della nostra personalità, della nostra capacità di interpretare il mondo, della nostra capacità di sostenere la complessità che stiamo vivendo. Sarà possibile abituare l'uomo a queste necessità? Beh, è difficile, la formazione può fare molto, ma è l'individuo dal punto di vista personale che in qualche modo deve trovare, secondo me almeno, dentro di sé la forza e la voglia di essere sempre in formazione. Quando faccio questa piccola riflessione, quando io ho cominciato ad occuparmi di formazione ormai davvero molti anni fa, avevo un capo che per me è stato davvero una persona di riferimento e che aveva una specie di slogan, e lui mi diceva sempre: l'importante è che tu ti riconosca sempre infinite possibilità di crescita. E questo secondo me è molto bello: in ciascuna fase della vita dobbiamo riconoscersi delle possibilità di crescita. Professore, di che cosa si parla nel corso di questo summit? Parliamo della vita ecologica, un tema epocale, una categoria centrale ovviamente nel XXI secolo. Come dicevamo, da Papa Francesco a Greta Thunberg, passando per tutta una serie di intellettuali di chiarissima fama a livello internazionale, è un tema scottante, strategico, che va affrontato anche in un'ottica pedagogica e quindi guardando innanzitutto alla formazione. Visti i temi affrontati, credo che sia una cosa importantissima non soltanto per il Comune di Camaiore che organizza, ma per l'intera Versilia. Sì, c'è anche un richiamo che secondo me va oltre la Versilia, pur in tempi di pandemia dove le restrizioni continuano magari a governare un po' le incertezze personali, però questa è un'edizione organizzata in presenza, la prima dopo i tempi dell'emergenza, ed è anche non solo un segno di speranza, ma era anche interessante il tema perché parla di una vita ecologica. Ne abbiamo parlato molto nel tempo della pandemia, no? Pensate, quando i lockdown hanno fermato le attività del mondo e abbiamo scoperto che noi inquiniamo molto di più di quello che pensiamo. Ma poi c'è anche un'ecologia della vita umana, dei rapporti, su cui ovviamente far leva e pensare, e credo che questo sia un contesto, uno spazio veramente importante, e uno spazio che non solo da anni dedichiamo al comune e alla comunità tutta, non solo camaiorese ma versiliese e nazionale, ma è anche e soprattutto uno spazio da dedicare agli approfondimenti che in quest'epoca, diciamo così, stentano un po', no? Questa è l'epoca dei post, dei social, degli slogan, e per prima la politica, come dire, non fa approfondimento ma rimane in superficie. Occasioni come queste ci aiutano, per chi vuole e per chi ha la forza e il tempo, ci aiutano e ci danno l'opportunità di approfondire, che non è in questo periodo una cosa scontata.
Patrizio Reversi, lei ha girato tutto il mondo e anche posti assolutamente incontaminati. Oggi purtroppo anche per lei o per noi non è più possibile andare in certi posti perché l'uomo ha rovinato. Sì, purtroppo l'uomo ha rovinato in tanti modi, E infatti gli esempi che io oggi potrei portare qua sono, le isole Svalbard, delle isole stupende all'estremo nord, vicino al Polo Nord, oltre la Norvegia. Erano, diciamo così, le sentinelle del clima, perché tutto quello che accadeva lì veniva monitorato. Bene, ora il clima è cambiato e sono cambiate purtroppo in peggio anche le Svalbard. Non sono più quelle che io ho visto qualche anno fa. Però c'è di peggio. No, di peggio, non lo so se sia peggio o no, ma ci sono altri casi in cui l'uomo proprio direttamente distrugge. Lo Yemen. Lo Yemen è un posto, ma non so, gli aggettivi si sprecano, però è un posto dove davvero ritrovi le nostre radici storiche, è un posto prezioso, letteralmente devastato da una guerra. Come tutte le guerre, non ha alcun motivo di essere, ma in Yemen è peggio, perché è proprio una guerra, diciamo, per procura, dove gli yemeniti c'entrano davvero poco, ed è un disastro il posto che Pasolini ha amato e per il quale ha lanciato questo messaggio all'UNESCO per proteggere uno Yemen che adesso è andato letteralmente in polvere. Ma poi anche il Mustang è praticamente una zona del Tibet, era raggiungibile solo a piedi, era uno scrigno prezioso di storia, c'era un ambiente ancora incontaminato. Adesso hanno fatto una bellissima strada, e allora lungo la valle del Kaligandaki, appunto in Mustang, adesso ci passano i camion, i cinesi hanno fatto questo, e quindi sì, c'è poco da stare allegri. Padre, perché il manifesto di Assisi? Il manifesto di Assisi è l'espressione e la sintesi di quello che il Papa ha raccomandato nella Laudato Si. Insieme ad Ermete Realacci abbiamo voluto mettere insieme soggetti e protagonisti della società civile, dell'imprenditoria. Penso a Starace, penso a Katia Bastioli, penso alla Coldiretti, a Confindustria. Ecco, mondi diversi perché potessero collaborare insieme. E la parola insieme è stata, direi, la profezia del manifesto di Assisi, che abbiamo ritrovato successivamente in quella che è stato il grande documento di Papa Francesco sulla Fratelli Tutti. Ma anche la parola insieme, credo, è la consapevolezza che dobbiamo ancora maturare con forza e determinazione dopo questa pandemia. Ecco, se questa pandemia ha lasciato un segno, credo che abbia detto a ciascuno di noi: da soli non ce la possiamo fare, ognuno ha bisogno dell'aiuto dell'altro. Professoressa, quanto può la tecnologia per salvare questo mondo che sta andando alla deriva? Io credo che ora come ora non abbiamo altro che guardare alla tecnologia per diminuire la nostra impronta termodinamica sul pianeta. Ci sono tantissime cose. Una delle cose più importanti, secondo me, è l'isolamento termico delle nostre case, perché è proprio una fonte di consumo energetico importante sia in estate che in inverno. Poi, per quanto riguarda il lavoro che faccio io, la mia ricerca è dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie per ridurre la sperimentazione animale. Anche questo, queste nuove, diciamo, scoperte scientifiche e tecnologiche basate sull'utilizzo di cellule staminali, lo sviluppo di organoidi, sono delle tecniche che possiamo sfruttare per ridurre l'utilizzo di animale e quindi anche conservare. Sarebbe opportuno seguire i dettami di Andersen? Beh, sarebbe opportuno assolutamente, ognuno ha le proprie scelte, ognuno ha le proprie opzioni, ognuno ha le cose che sceglie di fare e le persone con cui sceglie di stare. A volte ci si lamenta dicendo che le cose brutte, le cose orribili arrivano a noi e quindi le subiamo. Non è vero, le cose arrivano a noi, ma poi siamo noi che scegliamo se farle entrare o no. Ha scelto un tema estremamente difficile e delicato? No, perché? Io penso che sia un momento di passaggio per l'Italia e gli italiani talmente evidente che la gente si è anche stancata di negarlo.
Noi ci dimentichiamo cos'era l'Italia solo 3 anni fa, in cui uno parlava di competenza e veniva insultato, parlava di progresso e veniva deriso. No, ci sono cambiamenti, c'è un'Italia eclettica molto interessante.